A un certo punto mi è sembrato che il giornalismo non bastasse per capire lo strazio della guerra. Molto di quello che si registra su un taccuino, quasi sempre in fretta, finisce per toccare appena la superficie delle cose. Volevo andare più a fondo, superare la schizofrenia del cronista che rimane spettatore di tragedie che non gli appartengono. Queste le parole di Maria Grazia Cutuli, giornalista catanese classe 1962, dal forte interesse verso la politica internazionale e una parentesi lavorativa con l'UNHCR, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati. All'inizio della sua carriera, Maria Grazia Cutuli si impegnò per alcune delle testate giornalistiche più influenti e dopo la scuola di giornalismo a Milano, nel 99 fu assunta dal Corriere della Sera. Fu vittima della politica di terrore adottata in Afghanistan, dove morì il 19 novembre 2001 per mano di un gruppo di 3 uomini armati muniti di Kalashnikov. Oltre a lei, 3 colleghi, un australiano, un afghano e uno spagnolo. Incredible. Okay, I'm gonna have to go find people who need help. Because I don't think I'm one of them. You okay, sir? Okay. Can I just get a toot off your respirator? Can I get a toot? I'm just getting a couple of clean breaths. That's good. Okay. Back to you. This is the car I hid behind. It saved my life. The way maybe is this one. There's all these noises, I think, I don't know what it is. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come here! Yeah! Anybody need a doctor? Mike! Don't have oxygen. So far, it just seems that people who needed oxygen from the dust. That was one trauma. Gonna go wash my eyes out. Thank you.
È l'11 settembre 2001, quando l'Occidente viene devastato da uno dei peggiori attentati della storia. Alle 8.45, ora locale, si schianta un Boeing 767 sulla torre nord del World Trade Center, seguito pochi minuti dopo, precisamente alle 9.05, dallo schianto di un altro Boeing 767 sulla torre sud del World Trade Center. Si pensa subito ad un attentato. Si scopre che il gruppo terroristico Al-Qaeda e Osama Bin Laden erano gli organizzatori e le cause andavano dall'odio verso l'Occidente agli Stati Uniti al fatto che proprio gli Stati Uniti appoggiassero lo Stato di Israele. Scoppia così il 7 ottobre 2001 la guerra in Afghanistan tra gli Stati Uniti e il governo talebano. Questo era il nuovo scenario che si prospettava nel mondo agli inizi del terzo millennio. Questa è la ragione per cui Maria Grazia Cutuli decide di partire alla volta dell'Afghanistan. Nel novembre 2001, quindi, quando Merega si arriva in Afghanistan, l'esercito statunitense ha da poco conquistato Kabul e Jalalabad, da cui poi Maria Grazia parte insieme a due reporter dello spagnolo El Mundo, Julio Fuentes, il cameraman australiano Harry Barton, il fotografo afghano Azizullah Haidari, entrambi dell'agenzia di stampa Reuters, ed un interprete afghano. Non fecero mai più ritorno. I tre colpevoli dell'omicidio sono stati processati dalle autorità afghane. Nel 2004 hanno previsto la condanna alla pena capitale per il 29enne Reza Khan, il quale nel 2007 fu fucilato dalle autorità nonostante il dissenso della famiglia di Cutuli. Mahmood Reza Jan, invece, fu imposta una reclusione pari a 16-18 anni.
Ciononostante, gli stessi imputati furono accusati di concorso in rapina nel corso del processo presso la Corte d'Assise di Roma nel 2015, dati alcuni beni appartenenti alla giornalista di cui due afghani erano in possesso: una fotocamera, una radio e un computer. Pertanto, fra il 2017 e il 2018, la Corte provvide ad infliggere anche il risarcimento danni pari a 250.000 euro ai familiari della giornalista, oltre che a prolungare la reclusione a 24 anni. È così che l'omicidio di Maria Grazia Cutuli viene proclamato ufficialmente portatore di motivi di natura politica. Fu reso noto dalle autorità afghane che i talebani fossero pagati dai servizi segreti pakistani per affermare e mostrare l'indipendenza militare dell'Afghanistan e di Kabul. Per fare ciò, però, occorreva avanzare una politica di terrore verso gli occidentali e così, per ragioni imprevedibili e assolutamente amorali, un comando terrorista ha lasciato che Maria Grazia Cutuli si spegnesse a soli 39 anni. Maria Grazia Cutuli da Peshawar per il Corriere Online. A un mese dall'attacco anglo-americano sull'Afghanistan, Peshawar, la città del Pakistan sulla frontiera, si sta trasformando in una vera e propria retrovia della guerra, così come era stata un po' negli anni 80 durante la jihad contro i sovietici.